Ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi la mostra intitolata Canova Gloria Trevigiana. Fino al 25 settembre al Museo Bailo di Treviso troverete la grande esposizione a cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, che presenta Canova e la bellezza dell'antico, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico. Dalle sculture eroiche con l'inedito gesso del cavallo e ancora i ritratti, le incisioni, le celebrazioni canoviane e la fotografia, un percorso ricco di oltre 150 opere sviluppato in 11 sezioni. Nel 1921 il cerotto venne messo in commercio. L'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare l'intuizione geniale in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e di dare la sterzata giusta alla propria vita professionale. È così che è andata per uno sconosciuto impiegato nell'America degli anni 20. A lui infatti si deve quel familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. L'amicizia e l'amore non si chiedono come l'acqua, ma si offrono come il tè, proverbio giapponese. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere un soffione gigante nel bosco di Roana, in provincia di Vicenza. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo soffiato su questo fiore nella speranza che si realizzasse un nostro desiderio. Il soffione è anche chiamato tarassaco o dente di leone. Questa scultura di Marta Zucchinali si trova in un luogo di arte contemporanea e installazioni permanenti all'interno del bosco di Mezzaselva di Roana, nell'altopiano dei sette comuni di Asiago, appunto. Secondo una leggenda irlandese, la corolla del soffione è la casa delle fate che un tempo erano lì libere di scorrazzare nei prati. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.